Ciao ragazzi, oggi vi mostro come ottenere VidIQ Enterprise gratis facendo una piccola modifica all'estensione di Chrome. Per chi non lo sapesse, VidIQ è un'estensione di supporto per YouTube, utile per chi come me carica dei video e vuole ottenere qualche dettaglio magari sui tag da usare nei video, piuttosto che molte altre informazioni analitici che possono aiutare i nostri video e quelli di altri creatori di contenuti a essere più visualizzati o ottenere altre info come il numero delle condivisioni che ha avuto un video o le impressioni, tranne i guadagni che assolutamente non sono fedeli a quelli che vengono mostrati e questo ve lo garantisco. Comunque, se vedete dal sito, si può richiedere solo una demo di VidIQ Enterprise, perché in realtà è un piano, tra virgolette, aziendale, se così si può definire, ed è il piano più completo che esiste. Quello che dovete fare è andare su questo PC, disco locale C o D, dipende da quello che avete voi, settare visualizza cartelle e file nascosti su visualizza, opzioni mostra e mostra cartelle e file nascosti, e quindi su applica. Quindi poi disco locale, utenti, nel mio caso il nome utente è Hightech ed è il mio PC. La cartella nascosta AppData, Local, Google, Chrome, User Data, Default e poi Estensioni. In Estensioni selezionate quella che inizia con Pack, entrate nella cartella che vi appare e poi selezionate il file JavaScript, andate su Modifica e poi selezionate tutto il testo all'interno, copiate, andate su Beautifier e incollate per abbellire questo script ed ecco qui, selezionate tutto il testo, copiatelo e incollate nel file JavaScript al posto di quello precedente. Il sito di Beautifier poi ve lo lascio in descrizione insieme a quello che dovete cercare nel file, cioè questo che semplicemente va cambiato da 0 a 5, che è l'Enterprise, mentre se volete usare gli altri piani basta che inserite gli altri numeri che sono tra il 0 e il 5. Poi salvate il file, cancellate la cartella che contiene i metadata e copiate la cartella che indica la versione dell'estensione che state usando sul desktop o dove volete voi, basta che ne fate una copia. Poi andate nelle estensioni di Chrome e attivate la Developer Mode e caricate la cartella di VidIQ con il JavaScript modificato. Perché se non lo fate l'estensione quando verrà aggiornata perderà poi le modifiche che avete eseguito sul file. Allora aggiorniamo la pagina ed ecco qui, prima era VidIQ Basic, ora è quello Enterprise e se volete continuamente avere una versione aggiornata dovete solo modificare il file e ripetere la procedura con la versione nuova e aggiornata dell'estensione. Spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato molto utile e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!